Gli alpini abbracciano la loro gente, una 2 giorni piena di iniziative per la festa di corpo del 9° reggimento, celebrata con diversi eventi, chiusi con la cerimonia a Piazza Duomo di oggi, a rafforzare ancora di più un legame col territorio significativo che vede il nono sempre accanto alla città. Lo ha fatto per il sisma, per le nevicate, per la pandemia, un supporto fondamentale oltre alla loro attività tradizionale. La festa commemora l'anniversario dei combattimenti avvenuti nel corso della Seconda Guerra Mondiale sul fronte greco nel 1941, per i quali il reggimento si guadagnò sul campo la medaglia d'oro al valor militare. Sono state tante le iniziative, a partire da Caserme Aperte, che ha permesso alle scolaresche di visitare la caserma Pasquali. C'è stata in Piazza Duomo anche la fanfara della Taurinense, momento importante, accolto con gioia dai cittadini, e oggi la chiusura. Gli alpini hanno sfilato per il centro, suddivisi in 4 compagnie dei battaglioni Vicenza e L'Aquila, in uniforme di specialità, prima della cerimonia solenne in piazza alla presenza delle autorità. Siamo estremamente orgogliosi, contenti, soddisfatti, felici, una bellissima 2 giorni che abbiamo organizzato per festeggiare il nostro corpo, il nostro reggimento. Tra la fine del 1940 e il 1941 il reggimento faceva cose straordinarie in Grecia, e portava grandissima tenacia, forza, determinazione, senso del dovere, spirito di sacrificio. Ora come allora il reggimento è presente. Il reggimento è forte, solido, e siamo pronti per tutte le nuove sfide. Una cosa molto bella: voi non dimenticate mai gli alpini che sono andati avanti. No, assolutamente, è il nostro primo ricordo. Oggi nel mio intervento ho portato un deferente saluto ai nostri caduti, a Luca Polsinelli, caduto in Afghanistan nel 2006, e anche le ultime tragiche scomparse di Emanuele Amoruso e anche di Mauro Mannucci. Sono sempre insieme a noi. Le celebrazioni, cui ha presenziato il generale di brigata Nicola Piasente, comandante della brigata alpina taurinense, ricadono nell'anno del 150° anniversario della fondazione delle truppe alpine e del 70° anniversario della taurinense, e hanno consentito alla cittadinanza di poter ammirare gli alpini del nono, già più volte impiegati in attività operative sia sul territorio nazionale che all'estero. La bandiera di guerra del nono, che è tra le più decorate, sfilerà anche alla prossima adunata nazionale alpini a Rimini.